Una prima zona a sinistra che è più chiara, in cui, come dire, sono in avanti le pieghe chiare del tendaggio, cioè quelle che sono prospicenti, quelle che vanno verso lo spettatore, mentre nella parte di destra avete l'impressione che ad essere dominanti siano le pieghe che vanno indietro, da cui la dominante più scura sulla parte di destra. Questo separa le due parti del dipinto. Cioè ci dice che qui c'è una frattura. Questa frattura, se guardate bene, è ancora più evidente perché questa zona sembra sovrapposta all'altra. Se guardate infatti le strisce che sono sotto, quelle che emanano, vi accorgerete che il rido scuro è sovrapposto alle righe, come se questa parte fosse veramente inserita. Ora guardate bene questa parte a destra perché è lì che se c'è un'immagine latente. Se queste fossero dei glutei, purtroppo non sono riuscito a stamparvelo perché anche lì la qualità dell'immagine è relativa. Forse vi giro il computer e avete una visione già un po' più precisa. Però l'impressione è che ci sia una figura esile, attenzione, una figura d'adolescente probabilmente, raffigurata in questa parte del tendaggio, cioè raffigurata esattamente nello stesso posto in cui Velázquez nel suo quadro ha aggiunto la testa che grida. Se questo è vero, d'improvviso questo quadro non è più un papa solitario che sta gridando, di cui sono state date tutte le interpretazioni possibili. Qualcuno ha detto elettroshock su sedia, qualcun altro ha detto l'orrore del mondo, qualcun altro ha aggiunto sì, l'umanità in sfacelo. Forse la cosa è un po' diversa. Cioè, se c'è una figura di un giovinetto nudo, nella parte di destra, questa figura non è sola, questa figura ha una relazione con quella di destra. E la relazione che ha con la figura di destra è una relazione da dominante a dominato. E qui entriamo in un territorio minato, minato per diverse ragioni. Capite bene che stiamo dicendo che c'è un ragazzino nudo davanti a un papa in una tenda, minato per altre ragioni, minato perché è un pezzo della biografia di Bacon. E questo spiegherebbe qualcos'altro, questo spiegherebbe addirittura perché è ossessionato dalle figure dei religiosi. Chiudo la parentesi. Non voglio, come fanno i semiotici puri, entrare nel campo minato della vita dei personaggi. Con Bacon è difficilissimo non farlo, ma tenterò di non farlo. Tenterò di dimostrarlo per via interna, cioè per via testuale. Cioè tentiamo di capire se ci sono delle pezze d'appoggio per poter dire che quella che vediamo non è un'illusione ottica, non è un caso di conformazione, ma che ci sia della volontà in questa operazione. Per farlo devo mostrarvi di nuovo due dipinti fatti nel 49, cioè esattamente lo stesso anno in cui ha dipinto il primo papa urlante. Prima è una delle tele che sono state ripudiate e che non ha terminato, e la seconda invece è una delle più belle cose fatte probabilmente negli anni fine 40. Cosa vedete in questi due ritratti? Beh, vedete un giovinetto nudo che sta penetrando dietro un tendaggio. E allora qui le cose diventano ancora un po' più strutturate. E se Bacon avesse dipinto come si fa al cinema, una scena con due punti di vista, una interna sui papi,
una esterna sui personaggi che entrano dal Papa. Ma per il fatto che noi vediamo alternativamente, come in un montaggio, l'una o l'altra, non abbiamo mai messo in relazione queste due cose. Il quadro della variante del 53, probabilmente, è quello che mostra la scena intera, cioè la scena in cui un giovinetto nudo sta entrando al cospetto di un religioso. A questo punto non mi resta che compiere un'ultima operazione, e probabilmente la più delicata della serie. Questo è un dipinto del 52, cioè l'anno prima di dipingere la variante che conosciamo. Little dice la cosa seguente. Leggiamola insieme. A proposito del dipinto, lo scrittore fa questa prima sorprendente scoperta. Bacon si è divertito a nascondere un papa, attenzione, monocromo. Non dimenticate che la figura che abbiamo visto del 53 è una figura monocroma sulla tenda, nel suo studio per un nudo piegato. L'ho notata quasi per caso, andavo indietro e la luce di un colpo lo ha schiarito in maniera tale che guardandola, insomma, da basso, lateralmente, senza troppo farci attenzione, ho visto questo papa che flot, dunque che si muove, nello spazio striato sulla destra del dipinto. In questo spazio qui, questo in alto, ci sarebbe dunque qualcosa di nascosto, secondo Little. E di che si tratta? Quando si guarda la tela sotto una luce normale di fronte, oppure in riproduzione, si vede solamente in questo punto una massa grigia direttamente sopra la macchia nera. Ma se ci si inginocchia, cioè la posizione che ha il personaggio peraltro, se vi mettete un po' sottomesso, come dire, se abbassate la testa, per guardare verso l'alto si può nettamente discernere, distinguere il viso, gli occhi e la bocca della figura, facilmente identificabile grazie alla sua barrette e il cappellino papale, quello rotondo, papale religioso, e le pieghe obliche della sua mossette e il cappellino, il tutto dipinto in grigio in qualche tratto. Allora, nella variante del 53 vediamo un papa e non vediamo un giovinetto nudo. In quella del 52 vediamo un giovinetto nudo, parleremo tra un attimo della posizione, accroupi, come si dicono in francese, e un papa nascosto. Capite che la simmetria tra questi due tableau dipinti è molto singolare. Un secondo passaggio di Little spiega la struttura che inquadra l'inquadramento, quella bianca, indica chiaramente che questo papa è di fronte a una figura piegata, il soggetto apparente del dipinto. E la sua presenza dà un tutt'altro senso a questa posa. È una posa di sottomissione, quella dello schiavo nudo davanti al suo maestro, del bambino nudo davanti a suo padre. Non si tratta di un pentimento, cioè di uno sbaglio fatto da Bacon, né di una versione primitiva che è stata mal cancellata, e Bacon, che a questo momento cercava ancora il suo cammino, per quanto ne so io, non ha mai ripetuto questo procedimento. E una volta ne ha parlato solo una volta, in maniera insomma molto molto discreta. Bene, si potrebbe rispondere a Little che non è vero che l'ha fatto una sola volta. Quadro del 53 a dire che l'ha fatto almeno due volte.
ma probabilmente l'ha fatto anche altre volte, ma non avrò il tempo per parlarne. Diciamo che esistono almeno un altro quadro in cui è presente. Ma adesso dobbiamo tornare nello studio di Bacon, in cui troviamo un'altra cosa molto curiosa. Non soltanto lo studio di Bacon è pieno di incunaboli dell'Innocenzo X, ma in questo caso sono state reperite una serie di immagini che vengono dal nudo del 52. Ora, pensate a qualcuno che cerca di capire se nel quadro di Velázquez c'è qualcosa di nascosto, e pensate a qualcuno che ha nascosto qualcosa nel quadro e cerca di vedere se nelle riproduzioni si vede. Altrimenti la presenza di tutte queste riproduzioni del nudo del 52 rimane inspiegabile. Bacon adotta lo stesso procedimento di Velázquez, ma a questo punto vuole sapere se la sua immagine resta visibile nelle riproduzioni. E a parere di Little non rimane visibile. E in effetti devo dire che è un po' difficile trovarla anche con una buona risoluzione. Non so se lo scorso anno vi avevo parlato di questa pittura. Bene, allora evito di ritornarci, capirete cosa vuol dire la pittura en travestì. Ci rimane un ultimo punto, che è il seguente. C'è un modo per leggere questa comparazione tra l'originale e la variante, aiutandoci con un ultimo quadro? L'ultimo quadro è quello del 71, cioè lo studio per un Papa Rosso. Guardate cosa è successo. È successo che il dispositivo è più o meno uguale. Cioè c'è un Papa e c'è un personaggio sulla destra. E questo personaggio è in una cornice bianca, proprio come il Papa che abbiamo visto prima, inquadrato in una cornice bianca. Ma questa volta lo spazio è lo spazio di uno specchio. Allora, proviamo a rifletterci un po' più al dettaglio. Il posto del Papa è occupato questa volta da un autoritratto di Bacon somigliante. Il soggetto si scrive per somiglianza. Guardate che curiosamente, vestito un po' da clown, ha una macchia bianca sul naso. Oh, tiè, quasi per caso. Riproduce anche lo stilema che avevamo già incontrato in precedenza. Ma ci sta indicando una cosa ben precisa. Ci sta indicando: sono diventato uno dei pittori più conosciuti, cioè sono diventato il papa, se volete, della pittura. 1971 c'è la prima esposizione al Grand Palais di Parigi, in cui viventi soltanto due pittori hanno esposto, Pablo Picasso e Francis Bacon. È il giorno in cui il suo compagno, che quello che vedete raffigurato sulla destra, George Dyer, si suicida. Cosa molto curiosa, perché quasi un decennio prima l'altro amante di Francis Bacon si suicida in una stessa occasione. La prima grande esposizione a Londra ha degli amanti piuttosto psicolabili, come dire, su questo punto. Appena è noto, si fanno fuori. Ma vi prego di guardare la relazione che esiste tra il personaggio Bacon vestito da papa e quello che ha di fronte. Quello che ha di fronte dovrebbe essere uno specchio. Da un punto di vista enunciativo, lo specchio è una cosa in cui io mi rifletto e dico: quello sono io. Mi seguite? Cioè, in qualche modo, uno specchio dice che questa potrebbe essere anche un'identità. Quello sono io. O forse ci sta dicendo: quello che un giorno era dall'altra parte e adesso è di qua, ecco, io mi vedo esattamente come Dyer oggi. O forse io mi trovavo al posto di Dyer prima. Difficile non fare riferimento alla vita di Bacon, perché Bacon è masochista col primo amante, terribilmente masochista. Ne avevamo parlato lo scorso anno, ricordate? Una volta l'aviatore gli dice:
adesso tu fai il cane e vai nella tua cuccia e ci resti e la smetti di fare questa pittura incomprensibile. Ripeto, piuttosto brusco nei modi. Bacon si salva perché ovviamente la pittura rimane il suo punto di fuga. Il secondo invece amante, George Dyer, ha una posizione diversa. Cioè, Dyer è quasi sottomesso a Bacon. Attenzione, non da un punto di vista sessuale, sto parlando da un punto di vista di atteggiamenti, di imposizioni simili. Quindi il rovesciamento in quello specchio è anche un rovesciamento di identità dominante, dominato, quello che succede. Bacon è dominante, la rappresentazione di Dyer invece è da dominato. Ora, se riguardate questi tre quadri uno accanto all'altro, vi accorgerete che il dispositivo è identico. C'è un personaggio visibile a sinistra, un personaggio invisibile a destra, che poi viene reso visibile nell'ultimo quadro, come se l'ultimo quadro svelasse qualcosa. Ora, fate attenzione dove si trova Dyer. C'è una cordicella davanti al suo naso. La vedete? Ce ne sono due in realtà, ma una è davanti al naso di Dyer. Come se quello specchio fosse stato semplicemente reso visibile alzando una tenda. Alzate la tenda e trovate lo specchio. Ho l'impressione che questo sia un dispositivo che, messo in variazione nel tempo, gli permette di creare almeno queste due varianti. Cioè, sono delle altre, ma non il caso di prendere in questo momento. Ho l'impressione quindi che alla fine l'ultima tela sia in qualche modo la spiegazione delle precedenti. Ma se adesso si trova nella posizione del Papa, allora probabilmente è perché prima Bacon si trovava nella posizione dell'infante nudo davanti al Papa. Attenzione, è un'ipotesi, ovviamente. Non stiamo né pensando che sia vero nel mondo reale o altro, ma quell'inversione lascia pensare che questo personaggio sia l'iscrizione di Bacon all'interno del quadro. Un critico d'arte, si chiama John Russell, uno dei più sensibili all'opera di Bacon, nel suo libro Francis Bacon pubblica questa immagine e quella del nudo accroupì, una accanto all'altra. Non dà nessun commento, ma è come se avesse capito che tra quelle due pitture esistesse una relazione molto, molto stretta. Vorrei fermarmi qui, perché altrimenti rischiamo poi di non avere il tempo di fare due chiacchiere su quello che ho presentato. Vi ringrazio.